Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di un super cane da caccia di origini tedesche. Oggi vi presentiamo il Drahtar. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il cane da ferma tedesco a pelo duro, più comunemente chiamato Deutsch Drahtar, è un cane da caccia dalle origini tedesche. Viene selezionato a partire dal 900 da alcuni allevatori per essere il corrispettivo tedesco del Pointer inglese. Questa razza doveva essere un abile cacciatore polivalente, adatto alle zone acquitrinose dei terreni tedeschi. Il suo nome Drahtar deriva da Draht, filo metallico, e Ar, pelo, in riferimento al suo ispido pelo. La maggior parte degli allevamenti di questa razza sono situati in Germania, per cui in Italia non è una razza molto diffusa. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia medio-grande, con un corpo muscoloso ben proporzionato ed elegante. Due tratti caratteristici di questo cane sono sicuramente le sue sopracciglia marcate e la sua folta barba. L'altezza prevista dallo standard della razza può arrivare fino a 67 cm al garrese per i maschi, mentre per le femmine siamo sui 56-62 cm. Mentre il peso non è indicato dallo standard, ma comunque idealmente oscilla tra i 25 e i 30 kg. Il suo pelo, invece, è corto, fitto, ma molto duro, e il sottopelo è anche lui fitto e impermeabile. Le colorazioni del mantello possono variare dal roano marrone con o senza macchie al marrone con o senza macchia bianca al petto, fino roano chiaro con un mix di bianco con peli marroni o neri. Le perdite di pelo sono moderate, ma consigliamo di spazzolarlo almeno un paio di volte a settimana. Il suo carattere è disciplinato, gentile ed equilibrato, ma allo stesso tempo possiede un carattere molto forte e vivace. Amerà la sua famiglia e soprattutto si attaccherà tantissimo al suo padrone, che in caso di pericolo non esiterà a difenderlo. La sua forte vivacità lo rende un cane che ha bisogno necessariamente di un grande spazio dove correre e fare tanto esercizio ogni giorno, per cui non sopporta la vita d'appartamento. Il Drahtar è sconsigliato come primo cane. Non è un cane adatto a tutti, ma piuttosto a proprietari più esperti con una mano ferma. Infatti, una volta stabilita la gerarchia, si dimostrerà un cane molto recettivo nell'addestramento. Comunque, si tratta di un cane che si trova a proprio agio con i bambini e farà di tutto per proteggerli e tirarli fuori dai guai. Purtroppo si rivela essere molto sospettoso verso gli estranei e può non apprezzare la compagnia di altri cani, soprattutto se non ha socializzato bene nei primi mesi. La vita media del Drahtar è dai 12 ai 14 anni ed è una razza robusta che gode di un'ottima salute. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza dal carattere frizzante come quella del cane da ferma tedesco a pelo duro. Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!